Ciao, bentornati. Oggi sono qui con mio papà che mi è venuto a trovare per il mio compleanno e abbiamo deciso di truccarlo come una drag queen che si chiama Alessandro e il suo nome da drag queen è Alexandra. Io spero vi piaccia il trucco. Chi mi segue da un po' conosce la mia passione per il mondo delle drag queen. Spero sia un trucco che appunto una drag queen riesca ad indossare. Vi farò dei primi piani e metterò delle foto. Se è un tutorial che vi può interessare, sia che siate drag queen o per carnevale, per Halloween, mi raccomando, seguitelo e vi lascio al trucco. Ciao! Vuoi salutare? Pure Ciao. tu. Aspetta. Allora, inizio pettinando le sopracciglia e le maschero con della colla Pritt Stick in più strati. Per facilitare il tutto, visto che mio padre ha delle sopracciglia molto folte, ho preso un pezzo di colla e lo sto stendendo con le dita. Ora, per dare un'idea delle sopracciglia, di dove andremo a definirle, vado a disegnare la forma con un ombretto marrone. E sarà la mia linea guida per quando andrò a disegnarle in seguito. Da me. Adesso pieghiamo le ciglia, che è stato un processo molto difficile per mio padre. Aspetta, la prossima Andiamo, sorta. no, ti... tieni chiuso, tieni chiuso, La prossima volta tieni ti chiuso. faccio fare, sai, pare più breve. Come base occhi applico il liquid metal della La Masca nel colore Fenomena, che è questo bel grigio metallizzato, sulla palpebra mobile fin sotto le sopracciglia. Sotto le sopracciglia applico invece l'acqua cream della Makeup Forever di questo bel blu metallizzato. Per fissare il prodotto in crema sulla palpebra mobile, applico il Metal Powder della Makeup Forever, che sono dei pigmenti metallizzati in questo color champagne. Adesso vado ad applicare dei brillantini cosmetici blu. E per farli aderire, applico della colla Duo Glue. Faccio bene attenzione a proteggere la pelle con un fazzoletto, di modo che non avrò tanti brillantini sul viso da ripulire. Stendo la colla con il dito e non preoccupatevi delle sopracciglia perché sono protette dalla colla Pritt Glue, quindi quando andrete a rimuovere il trucco non strapperete le sopracciglia. Adesso con un pennello a setole piatte vado a premere i brillantini contro la superficie di modo da non avere un'eccessiva caduta. Sulla seconda parte dell'occhio applico altri brillantini, questa volta azzurri della Ben Nye, sempre quindi lo stesso procedimento con la colla e faccio attenzione a sfumare i due colori. Ripeto lo stesso procedimento sull'altro occhio. Adesso
vado ad applicare l'eyeliner e sto usando il Black Track della MAC con un pennello angolato. Quindi facciamo una linea d'eyeliner sulla palpebra superiore. Per illuminare l'angolo interno dell'occhio vado ad applicare dei pigmenti della Ben Nye, se avete i vanilla della MAC andranno benissimo, e li stendo anche nell'angolo interno al di sotto. Adesso portiamo l'eyeliner anche al di sotto, tentando di ricreare un eyeliner grafico, visto che mio padre ha gli occhi molto sensibili e non è stato mai truccato. E alla fine abbiamo deciso di applicare dell'eyeliner bianco della La Masca tra le due linee d'eyeliner. Abbiamo esteso leggermente verso le tempie le due linee d'eyeliner, riempendole con quello bianco. Applichiamo il mascara sulle ciglia superiori e inferiori e delle ciglia finte, queste sono le LED Cherry numero 102. Io non ce la faccio. Come si fa? Guarda la mano. Ma guarda! Adesso passiamo alla base per rimuovere le ombre della barba, il grigiore della barba. Andiamo ad applicare un correttore arancione, questo è della Make Up For Ever. Sempre con il Black Track della MAC andiamo a disegnare le sopracciglia seguendo la linea che abbiamo creato in precedenza e facendole più spesse. Come base utilizzo lo Skin Base della La Masca, che è un fondotinta molto molto coprente. Andiamo a fare del contouring con il Cream Blend della Miron e un pennello da contouring della La Masca. Quindi facciamo delle linee sulla parte alta delle guance, sulla fronte, nelle tempie, ai lati del naso, sotto la mascella. Sfumiamo il tutto con un pennello a due fibre, io sto usando quello della Real Techniques. Dalla palette Supra della Kryolan prendo il colore bianco e lo stendo un po' al centro del naso, sotto gli occhi e in quest'altro spazio per evidenziare le zone di luce e d'ombra. Dopo aver completato questa operazione vado a sfumare il tutto sempre con un pennello a due fibre. Facciamo attenzione a non sfumare eccessivamente, altrimenti si perderanno le varie sfumature. Andiamo ad inciprare il tutto con una cipria trasparente per fissare ben bene la base. E applichiamo un blush della La Masca nel colore Morale
al centro delle guance, sfumandolo verso l'alto. Come illuminante applico sempre i pigmenti della Benai nel colore Iced Gold. Potete usare qualsiasi illuminante, anche il Soft Argento della MAC o i pigmenti Vanilla. E adesso passiamo alle labbra, che abbiamo deciso di fare del color fucsia e rosa. Sto applicando una matita della pupa fucsia per definirne i contorni. E come rossetto applichiamo il Lip Tar della OCC nel colore Narcissus, sfumandolo ben bene con un pennello per labbra. Vero pure di mente. Rossetto, senti. Ma perché? Un bacio. Un bacio con rossetto, ah! È bella! Questo è il trucco finito, con la parrucca azzurra da fata turchina. Io spero vi piaccia, che vi siate divertiti guardando il video. Se vi piace, pollice all'insù, non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere il video. Grazie, ciao! Dici bye! Bye bye! Okay.